Questo programma è offerto da... No, no, io non sono morto, io sono l'immortalità, sono il conte Dracula. Sono qui per un semplice motivo, cacca c'è posto per tutte, se volete venire da Nunzio Trinca a costo dei 1315. Gentilezza e professionalità, il bar ideale per la tua pausa caffè, un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar e coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei, interno, centro commerciale, La Cartiera. E ancora. Oh, 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 che ridere! Bello, bello! WineLivery.com, vini, birre, drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi. WineLivery.com. Del 7 dicembre 2021, un saluto a tutti e benvenuti alla live reaction della partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Seguiremo Milan-Liverpool in contemporanea, naturalmente, con i risultati di Porto Atletico Madrid, perché si decide il girone dei rossoneri, e soprattutto seguiremo anche Real Madrid-Inter per quanto riguarda la prima posizione nel girone tra i Blancos e i Nerazzurri. Io sono Cassa e con me, pensavate che ci fosse Nick, invece no, abbiamo il buon Fulvio. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Come va? Stava mangiando, vedo.
Stavi mangiando, vedo. No, ho una caramella così. Guarda, sono perfettamente d'accordo con te per le caramelle, quindi sono proprio del partito io. Sì, conta che oggi ho avuto una giornata frenetica, sono arrivato ora, ho detto mi voglio vedere la partita, faccio pure compagnia a casta così. Grazie mille Fulvio, grazie. Allora, andiamo a leggere un po' le formazioni di Milan-Liverpool, che sarà il nostro campo principale. Il Milan si schiera con un 4-3-3. Magnan tre pali, Kalulu, Tomori, Romagnoli e Teo Hernandez in difesa. A centrocampo Kessié, Tonali, Krunic, in attacco il tridente formato da Messias, Ibrahimovic e Brahim Diaz. Per quanto riguarda Liverpool abbiamo Alisson tre pali, in difesa Williams, Konaté, Phillips e Mtsikas. Oxlade, Chamberlain, Morton e Minamino a centrocampo, il tridente d'attacco formato da Salah, Origi e Mané. In panchina a disposizione per i due allenatori, per Pioli abbiamo Bakayoko, Balloturè, Bennacer, Florenzi, Gabbia, Jungdal, Maldini, Salemakers, Tatarugiano. Per il Liverpool Alexander-Arnold, Bradley, Davis, Dixon Bonner, Fabinho, Gomez, Keita, Keller, Matip, Norris, Robertson e Voltman. L'arbitro della partita è l'olandese Makelier. Allora Fulvio, tu scegli tu quale seguire, per me non c'è problema. Scegli tu la partita da seguire. Va bene, farò un po' un po'. Comunque, sinceramente mi interesserebbe vedere più che altro la lotta nel gruppo del Milan, vediamo. Comunque anche l'Inter oggi può fare bella figura, perché comunque manca un caposaldo nel Real come Karim, che ha avuto una botta alla coscia, quindi giocherà Jovic. E l'Inter la vedo potrebbe lottare comunque per fare una bella prestazione. Sì, andiamo a leggere velocemente le formazioni per quanto riguarda Real Madrid-Inter. Real Madrid che si schiera con un 4-3-3, Courtois tra i pali, Carvajal, Militao, Alaba e Mendy in difesa, a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric, in attacco Rodrigo, Jovic e Vinicius Junior. Mentre per quanto riguarda l'Inter, praticamente in formazione tipo Handanovic tra i pali, D'Ambrosio, Skriniar e Bassoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e Perisic a centrocampo, in attacco il duo formato da Dzeko e Martinez. Ora con D'Ambrosio che comunque gioca al posto di dell'appena rientrato De Vrij. Esatto. Che mancava tra l'altro contro la Roma. Esattamente, ma questo diciamo non ha svantaggiato la formazione nerazzurra, che ha rifilato tre pappine alla Roma di Giuseppe. Assolutamente no. Esatto. Nel frattempo qui musica della Champions, sempre dei personaggi, delle facce veramente bellissime. Sentito in sottofondo dalla TV di Fulvio la musica della Champions. La concretezza con Sessa contro Simeone. Se mi puoi togliere l'audio della telecronaca per favore, mettere l'ambientale. Fatto. Ok, fatto. Grazie. No, non credevo si sentisse pure. No, tranquillo, è perché poi ci fanno. No, certo. Però l'altra volta strano, l'altra volta sarà problema di Infinity, perché comunque l'altra volta non. Da zona non mi ha dato di questi problemi. Sì, vabbè. Di solito qualunque cosa venga da Mediaset non è che mi fili più di tanto, ecco. No, su questo sono d'accordo con te. Esatto. Intanto un po'. Si è iniziata così, metto anche il cronometro. Secondo te il Milan ce la potrebbe fare? Secondo me sì, anche se comunque dovesse andare bene. Sì, allora secondo me
Il Porto farà comunque la partita contro l'Atletico, perché comunque viene da belle uscite. Con Cesar sta facendo un gran lavoro, cioè ha ripreso Luis Diaz, che sta facendo un campionato pazzesco. Quindi comunque non sarà facile anche per l'Atletico una partita del genere contro questo Porto, che secondo me non è da sottovalutare. In Milan ce la può fare, sì, perché comunque, anche se è venuto dalla scorsa, ha vinto una partita, diciamo, semplice comunque contro la Salernitana, e lo vuole, però si vede proprio la voglia nei giocatori del Milan, che vogliono questa partita, che vogliono questa qualificazione, e spero ci riescano. Vedo un Milan, non dico favorito, ma sulla buona strada. Vedremo stasera. Comunque, Sì. veramente arrivare all'ultima partita dove tutto è aperto è un po' strano, diciamo. È sempre un'incognita. Guarda, ti dico solo il girone G per l'ultima giornata che ha praticamente Lilla 8, Salisburgo 7, Siviglia 6 e Wolfsburg 5. Quindi domani Sì, sarà veramente guerra qua pura. pure un gran bel girone pure quello, cioè bello per quanto riguarda lo spettacolo, ma per quanto riguarda le formazioni, diciamo un po' meno, le compagini, diciamo il classico girone Materasso da Champions. Intanto qua a Porto è iniziata. Perfetto, io nel frattempo non so se riesco a far partire il cronometro, ok. Siamo a 46, 47, 48, 49. Perfetto. Ok, signori, al momento inizia la partita, nel frattempo ecco, buona cosa da parte di Mediaset, che ha messo accanto al risultato di Milan-Liverpool anche l'aggiornamento per quanto riguarda Porto-Atletico Madrid. Subito lancio lungo, subito Romagnoli prende il pallone. Brahim Diaz crede di passaggi da parte della formazione milanista, però viene subito perso. Subito il Liverpool cerca di provare a far ripartire un'azione con Minamino, nulla di fatto, rimessa laterale. Poi attenzione, vediamo ancora il Liverpool col pallone tra i piedi. Fulvio, tu interrompimi quando ci sono azioni importanti, non farti Sì, problemi. ok. Nel frattempo, qui ancora il Liverpool a tenere palla. Passaggi continui da parte della formazione inglese. Con a te. Passaggio per Williams. Con la serie di passaggi. Il lancio lì. Il pallone però perso. Attenzione, il Milan può contrattaccare. Attenzione. Vediamo qui che sì. Passaggio all'indietro per Tomori. La passa direttamente a Magnan. Magnan sta aspettando un compagno per passare la palla. E invece va per il lancio lungo a cercare sulla fascia. Pallone che però va in rimessa laterale. Inquadrato Jurgen Klopp, che decide di usare lo scaldacollo come mascherina a tutti gli effetti, visto che si copre anche il naso. Frattempo sempre il Liverpool con questa serie continua di passaggi. Salah. Frega Teo Hernandez, la passa a numero 76 che è Williams. Pallone però viene ripreso dal Milan, attenzione. Pallone che però ritorna tra i piedi di un difensore dei Reds, per la precisione Phillips. Passaggio per Alisson. Ancora Alisson col pallone tra i piedi. La deve passare nuovamente a Phillips. Phillips prova il lancio lungo a cercare Origi. Vediamo, sta partendo forse un'azione di contropiede da parte del Liverpool. Invece c'è un cambio di gioco a cercare Mohamed Salah. Mohamed Salah contro Theo Hernandez. Salah. Vediamo un po' il passaggio per Williams. Il tiro e la parata abbastanza agevole da parte di Magnan.
Intanto partita abbastanza nervosa qua a Porto, già siamo fermi da più di un minuto per un fallo di Evan Nilsson su Lemar. Sta ricominciando ora la partita con un fallo per l'Atletico. Ok, nel frattempo salutiamo Nick che ci dice pronostico esagerato, l'Inter vince facile oggi e il Milan vince ma non passa. Salutiamo Nick che è a casa di un suo amico. Ciao Nick! Ciao ciao Nick, speriamo di averti poi domani per l'altra partita di Champions che sarà l'Atalanta che dovrà decidere il suo destino. Nel frattempo ci ricorda anche la sub e soprattutto se collegate l'account di Amazon Prime all'account di Twitch, la sub è gratis, quindi non spendete letteralmente niente. Intanto c'è stato un lancio lungo a cercare Salah, nulla di fatto, pallone che va in rimessa laterale nuovamente per il Milan con Theo Hernandez. Theo sta cercando un compagno abbastanza fermo, vediamo se riesce a trovarlo. Hernandez, vediamo un po' se riesce a fare il passaggio, prova a tirarla, però mi ha colpito di testa da che sì. Per il passaggio, attenzione Ibra, la deve passare indietro, attenzione però Origi recupera palla, il Liverpool è sempre in attacco ma poi Sto passando un attimo al Real Inter, sì, vediamo vai com'è. tranquillo, anzi visto che non sta succedendo niente ti lascio anche un po' la parola se vuoi. Ok, Çalhanoğlu per ora alla palla, che ritorna indietro da Skriniar. Cioè, per l'Inter che sta cercando di fare gioco da dietro, però c'era un Real molto cattivo. Per ora palla a Perisic, cerca di metterla in mezzo, ma c'è Carvajal che riesce a bloccare il pallone. Intanto inquadrato Carletto Ancelotti, rimessa per l'Inter con Perisic che si appresterà a batterla. Riparte tutto da Skriniar che riparte da dietro da D'Ambrosio. Per ora comunque la palla la vedo molto di più verso i nerazzurri che cercano comunque una verticalizzazione di Çalhanoğlu verso Lautaro, sempre verso l'out di sinistra, questa volta con Bastoni che cerca di metterla in mezzo ma non ci riesce. E il Real ritrova palla. Perfetto, quindi al momento partita anche lì in fase di studio da parte delle Sì. due squadre. Nel frattempo c'è un fallo ai danni del numero 33, ovvero sia Krunic. Quindi punizione credo per il Milan. Sì, c'è stato il fallo da parte di Williams ai danni di Krunic. Grandissimo tiro di Brozovic che però va appena fuori appena sopra la traversa. Ha provato un tiro al volo incredibile, ma appena da casa sua, praticamente, appena sopra la traversa. Brivido per il Real. Nel frattempo in Olanda c'è un rigore per l'Ajax, attenzione, punizione però per il Milan, Messias, il colpo di testa e la parata da parte di Alisson, colpo di testa da parte di un giocatore del Milan, credo sia stato Tomori e poi adesso c'è il lancio lungo da parte del portiere brasiliano del Liverpool, Origi tiene il pallone lì, il pallone però viene rubato da Brahim Diaz. Sfera che finisce rimessa laterale, nel frattempo c'è un cambio di risultato, Ajax 1, Sporting 0, la rete all'ottavo di Haller. Ok. Tanto cosa sta succedendo dalle parti di L'Inter prova a Madrid? ripartire con Barella che la passa a Perisic che cerca di andare avanti, sempre sull'out di sinistra, prova a metterla in mezzo, trova Barella che forse c'è un tocco, viene buttato giù da Carvajal, ma non c'è niente.
Okay. Intanto l'arbitro sta guardando il VAR per vedere se riesce a trovare a vedere qualcosa, ma mi sembra che non ci sia nulla di da far pensare comunque a un calcio di rigore per l'Inter. Inzaghi intanto arrabbiatissimo, comunque palla per ora all'Inter. Sì, nel frattempo qui a Milano, pallone che va in rimessa laterale. Sarà il passaggio, care Williams, prova il retropassaggio, ma non l'hai fatto, e quindi che sì, Hernandez è passato passaggio all'indietro, pardon, per Maignan che lancia lungo e c'è fallo, danni di Krunic ancora una volta da parte di Williams, potrebbe essere uno dei duelli di questa partita, quello tra il giocatore del Liverpool e il giocatore ex Empoli, che in praticamente pochi anni si è ritrovato a dover giocare per l'Empoli e fino ad arrivare addirittura a calcare i campi della Champions League. Tonali, attenzione, prova a partire il Milan con Tomori. Saggi, serie di passaggi da parte della formazione rossonera che sta cercando un varco e potrebbe trovarlo, visto che la difesa dei Reds non mi sembra così esaltante, almeno per oggi, ma ancora c'è da giocare 80 minuti. Alla Brozovic, perché c'è la Noglu che la passa all'Autaro e cerca di trovare uno spiraglio per Dzeko, ma palla recuperata al Real. Però l'Inter sta cercando di dettare completamente i tempi con Çalhanoğlu e sta facendo comunque una gran partita, si sta spendendo molto. Ok, che sì, prova ad andare avanti, prova a far partire Brahim Diaz, prova il filtrante che però finisce fuori, e quindi calcio di rinvio per il Liverpool. Già pronto sul pallone Alisson Becker, un quadrato Pioli con la sua solita pelata e il suo solito charme che urla ai suoi ragazzi. Ancora il Liverpool, serie di passaggi sempre da parte della formazione inglese che comunque tiene molto il possesso palla, cercando di nervosire, attenzione però palla rubata da Tonali, Liverpool però riprende la sfera immediatamente, adesso c'è guerra vera tra, mi sembra sempre Williams, non sono sicuro, ma credo sia lui, Messias. Anzi, pardon, è quello dell'altra fascia, quindi Tsimikas. Quindi c'è stato un fallo, e quindi palla di nuovo a favore del Liverpool. Serie di passaggi ancora, cercare di superare la metà campo. Salah trova il varco per Origi, ma Origi viene buttato giù. Attenzione, adesso il Milan può ripartire. Attenzione, Tonali. Passaggio per Krunic, passaggio per Teo, prova il cross che però viene fermato da Williams. Ibra che si trova sulla fascia e non ha centrato, attenzione, Tonali prova a passarla a Krunic ma nulla di fatto. C'è anche un fallo, o meglio c'è il capitano del Milan Alessio Romagnoli a terra al momento. Novità Fulvio? No, per ora c'è stata un'avanzata del Real che però è finita in un nulla di fatto. Capito. Nel frattempo, ora palla all'Inter con Çalhanoğlu che sta cercando di ripartire. Barella che la mette dietro per Dumfries che la mette dietro, ci arriva Perisic, però palla murata da Eder Militao. Ora sta ripartendo il Real con Ferland Mendy che cerca Jovic e lo trova, palla a Rodrigo che cerca di andare avanti ma non trova compagni, quindi la passa di nuovo indietro verso Toni Kroos che la ripassa a sua volta a Rodrigo che cerca di ubriacare un po' la difesa dell'Inter, ma poi a un certo punto, vedendo due giocatori sopra, la ripassa a Casemiro. Di nuovo Toni Kroos che cerca di fare di dettare le leggi del gioco, palla a Vinicius che è fuori però, troppo al lato. Rimessa dal fondo per l'Inter. Eh,
Bella azione, peccato perché Perisic c'era arrivato pure molto bene con sulla palla, però ha trovato, mi correggo, non Militao ma Carvajal sulla sua strada. Ora riparte l'Inter, palla a cercare Dumfries che la passa a Dzeko, Dzeko verso Lautaro che cerca di trovare qualche compagno, arriva Barella a sostegno. Barella cross in mezzo, ma stavolta c'è Militao che la butta fuori per rimessa, calcio d'angolo per l'Inter. Ora si appresta a battere Barella, mi sembra. No, a Cancelanoglu, volevo riprovare magari il super gol fatto sabato scorso. Attenzione, nel frattempo qui il Liverpool, ancora col pallone in tre piedi, Williams, passaggio al centro a cercare Morton, passaggio per Minamino, si va sulla fascia con Tsimikas che prova il cross altissimo, pallone che arriva dalle parti di Baumgartner, quindi sarà calcio di rinvio per il Milan. Nel senso che è andato dai parti di Baumgartner perché è stato un pallone veramente, veramente molto alto. La Magnan, il passaggio sulla fascia a cercare Kalulu. Kalulu prova a passare il pallone al centro per Krunic, non l'hai fatto, il Liverpool riprende palla, attenzione Minamino. Il passaggio per Tsimikas, attenzione Mané, prova il cross, nulla di fatto. Perché ci arriva che sì. Pallone rimane lì, adesso il Milan riprende la sfera, tira con la serie di passaggi da parte della formazione rossonera che adesso può gestire questo pallone. Naturalmente la frenesia di questa partita sta più dalla parte dei rossoneri che devono trovare per forza un gol per cercare di passare il turno. Tomori, il passaggio, ma c'è un fallo, fallo ai danni di Zlatan Ibrahimovic. Vediamo qui, praticamente numero 5, ovvero sia Konate, gli fa una skull crushing finale e mette a terra lo svedese. Nel frattempo Krunic, il passaggio all'indietro per Romagnoli, Tomori, Tomori ancora il passaggio per Romagnoli, Romagnoli prova il lancio lungo a cercare, attenzione Teo Hernandez, se ce la fa Teo Hernandez può crossare, nulla di fatto, arriva il take da parte di un giocatore del Liverpool, ovvero sia Phillips, e quindi rimessa laterale. Intanto Real molto svogliato, vedo, cercano di costruire qualcosa ma stanno perdendo tanti palloni. Però la palla Bastoni che trova Lautaro scambia con Cancelanoglu, poi c'è bruttissimo, cerca di darla a Perisic ma non c'è nessuno perché Perisic comunque era molto più avanti, non si è capito tanto bene con i suoi compagni Lautaro questa volta. Palla a Real con Mendy, Militao per Rodrigo che cerca con un bellissimo passaggio Jovic che lo trova e poi ritorna dietro a costruire con Modric per Vinicius che cerca, si accentra, palla per Toni Kroos che tira il gol del Real, una bordata da 25 metri di Toni Kroos, quindi Real 1 Inter 0. Sì, esatto, gol di Toni Kroos. Nel frattempo Viviana in chat ci dice: ciao, secondo te il Milan vince? Vediamo. Potrebbe farlo. Vinicius che la passa dietro per Kroos che non ci pensa due volte e va al tiro e la mette nell'angolino destro basso nel secondo palo, gol eccezionale, vabbè, quel classico gol a cui Kroos ci ha abituato benissimo.
Sì, avevamo detto Real svogliato, poi dal nulla hanno trovato come sempre il coniglio dal cilindro, ecco. Esatto. Un Real infatti che ha nel suo centrocampo la parte forte, perché comunque Modric, Kroos e Casemiro sono tre fenomeni. Io nel mentre passo a Porto Atletico, vediamo un po' come va. Sì, io nel frattempo aggiorno su Milan-Liverpool, al momento non ci sono niente, a parte Tomori che forse ha portato il pallone in calcio d'angolo, si sta riguardando l'azione. Infatti sarà calcio d'angolo per il Reds. Per il Porto, occasione per il Porto, però Pepe non ci arriva. Tempo calcio d'angolo per il Liverpool. Parte Chamberlain, il pallone lì, pallone che va altissimo, quindi sarà calcio di rinvio per il Milan. Un po' di nuovo la situazione, il colpo di testa e il pallone che va veramente molto alto. Ora un attimo ragazzi, che cosa, se riesco a trovare, eccolo qui. Perfetto, andiamo avanti con Tite, abbiamo adesso Teo Hernandez, questo in metà laterale per i rossoneri, Tonali, passaggio a cercare Brahim Diaz che la passa all'indietro per Frank Essie, prova il lancio a far partire Messias, attenzione, Messias contro Konaté, Messias nulla di fatto, il pallone che viene dato all'indietro per Alisson, adesso però nuovamente dopo una serie di passaggi il pallone, o meglio la sfera, tra i piedi di Kessi che sta combattendo e quindi c'è fallo, combattimento in mezzo alla metà campo tra Minamino e Kessi. Kessi aveva perso palla, Minamino stava provando ad approfittarne, il giocatore africano invece ha cercato di fermare, nonostante ciò comunque è fallo per il Liverpool e può ripartire con Alisson, il passaggio sulla fascia per Konaté. Un pochettino formazione Liverpool che comunque parte sempre con le sue frecce, deve stare molto attento il Milan, però riesce a controllare la sfera, attenzione Tonali, passaggio nuovamente sulla fascia a cercare di far partire qualcuno, nulla di fatto, quindi la si passa a Calulu. Carrasco intanto entra in area di rigore con un gran numero, Griezmann non ci arriva e poi Llorente sulla ribattuta, però fuori. Bellissima azione di Ferreira Carrasco intanto, che se, palla salvata da Diogo Jota sulla ribattuta di Marcos Llorente. Diciamo subito grandi azioni in quel di Oporto. Nel frattempo c'è Ajax Sporting 1-1 alla rete di Santos che pareggia, tra un po' aggiorneremo il risultato. Nel frattempo qui serie di falli, il pallone che ritorna tra i piedi del Milan. Ok, abbiamo qua successivamente Ajax Sporting, perfetto. Nel frattempo adesso il Milan col pallone tra i piedi, Romagnoli, passaggio sulla fascia a cercare Teo, Krunic che però viene braccato da tre giocatori del Liverpool che riprendono la sfera, Salah la prova a smissare il gioco, Salah riesce solo a passarla. Vediamo un po' qui la situazione, ma il Liverpool praticamente deve ripartire da capo con Phillips in partenza dal basso per la formazione allenata da Jurgen Klopp. Williams, Salah, la prova a liberarsi dalla marcatura di Teo Hernandez, ma non ci riesce, quindi è costretto a passare il pallone all'indietro addirittura. Si passa nuovamente dalle parti di Alisson Becker, che è fuori dall'area. Sta cercando un compagno, Alisson Becker prova il lancio lungo. Pallone colpito di testa, nel passaggio per Minamino. Serie di passaggi, Morton che porta il pallone sulla fascia per Williams. Williams cerca ancora di tenere palla, serie di passaggi col numero 15, ovvero sia Chamberlain,
Salah. Salah prova il cross a cercare Origi. Origi che però è braccato da Tomori. Origi in area. Passa a Salah. Però viene subito fermato da Kalulu. E quindi pallone che va fuori. Anzi, era Kalulu che praticamente ha lottato con... credo, vediamo un attimo il numero, perché ok, sì, con Ori, con Mané, anzi, pardon, e poi Tomori ha evitato l'intervento di Salah. Calcio d'angolo per i Reds, quest'oggi che giocano in maglia gialla, parte il calcio d'angolo, nulla di fatto, il pallone però rimane tra i piedi della formazione di Liverpool. C'è la parata, attenzione, molto rischiosa da parte di Maignan, che rischiava di perdere il pallone, riesce subito a recuperarlo. Portiere del Milan, nel frattempo c'è un giocatore a terra, ovvero sia Krunic, quindi gioco al momento interrotto. Qui nel frattempo vediamo la parata in due riprese da parte di Maignan. Maignan che è volato praticamente sopra Krunic, stava perdendo palla, poi è riuscito a recuperare la sfera, rifilando una ginocchiata su, diciamo, sul torace di Krunic. Nel frattempo inquadrato Pioli che dà indicazioni ai suoi, e inquadrato anche Jurgen Klopp. Intanto una notizia per l'Atletico: al tredicesimo è uscito Luis Suarez per un risentimento muscolare ed è entrato Mateus Cunha. Ah, attenzione, può essere un avvicendamento molto interessante nelle file dell'Atletico. Tanto parte il Porto, prova il tiro, ma niente da fare per Gruic. Perfetto. Nel frattempo il Liverpool tiene palla qua, che si combatte con un giocatore del Liverpool. Partita molto rabbiosa a centrocampo. E c'è un altro fallo. I danni, credo, di Mané. Parte di Kalulu. Vediamo qui il pessone dato al piede del giocatore del Liverpool da parte del terzino del Milan, e quindi riparte il Liverpool da Alisson Becker. Alisson, passaggio per Williams, una serie di passaggi, cioè Alisson sta cercando qualcuno a cui passarla, ma è molto dura per la formazione allenata da Jürgen Klopp in questo momento, anche perché il Milan naturalmente cerca in ogni modo di braccare la formazione dei Reds. Il pallone infatti adesso qui però va nuovamente in calcio d'angolo. Kalulu ha deviato la palla, soprattutto non ha permesso, credo, Tsimikas di avanzare. Quindi calcio d'angolo per il Liverpool. Siamo al 26esimo, ancora il risultato è di 0-0. Parte il calcio d'angolo, il pallone che rimane lì, il tiro viene difeso da Ibrahimovic. Tonali lancia altissimo, lancia fuori. Attenzione Minamino. Minamino tiene il pallone, lo passa all'indietro, addirittura nuovamente per Alisson. Molto possesso palla da parte del Liverpool, che adesso sta cercando di nervosire un po' la formazione rossonera, che non vede biglia da qualche minuto. Salah, Williams, il pallone però colpisce e Teo Hernandez, e può ripartire il Milan. Brahim Diaz, Tonali prova a partire, attenzione, il pallone per Ibra, è lì Ibra, è marcato però Ibra, potrebbe provare solo il cross adesso, c'è però il colpo, e quindi calcio d'angolo per la formazione rossonera. Buona azione da parte del Milan, Ibra ha provato a tirare ma era marcatissimo da Konaté, e quindi ha colpito la gamba del difensore per permettere che ci fosse questo calcio d'angolo per i rossoneri. Parte il pallone lì, il tiro e la rete, vediamo un po', e sì, rete del Milan con Tomori, la rete dell'1-0 della formazione rossonera con Tomori su calcio da gol.
sia rimasta sullo 0-0? È rimasta sullo 0-0, ma ora dopo il gol del Milan penso che si dovrà sbloccare in qualche modo, perché comunque il Porto ora torna di nuovo in terza posizione in zona Europa League, e quindi penso che almeno proveranno a vincerla questa partita. Partita comunque molto nervosa, sempre con un Atletico molto difensivo che cerca di non fare, di fare solo ripartenze e basta. Perfetto, nel frattempo ha segnato anche il Dortmund, nel mentre c'era questo calcio d'angolo, la rete da parte, vediamo un po', Dortmund 1 Besiktas 0 da parte di Malen, quindi anche lì cambia il risultato in quella della Germania. Borussia Dortmund 1, Besiktas 0. Vediamo se un po' si vede. In questo, momento comunque sarebbe fuori il Borussia. Sì. Deve sperare in una vittoria dell'Ajax contro lo Sporting. Esatto. Adesso, ok, andiamo qui. Adesso naturalmente il pubblico di San Siro incita la formazione rossonera, che al momento è in vantaggio, è riuscita a trovare la rete che potrebbe valere qualcosa di importante per i rossoneri. Ovvio che siamo ancora al 30° minuto e tutto può succedere. La classifica al momento dice Liverpool 15, Milan 7, Porto 6 e Atletico Madrid 5, quindi Milan che riuscirebbe nella grande impresa di qualificarsi. Però come abbiamo detto ci sono ancora 60 minuti tutti da vivere. Con l'Atletico fuori da ogni competizione. Esatto, sarebbe un gran fallimento per i campioni in carica della Liga. Soprattutto per vedere quanto guadagna il Ciolo. Esatto. Un fallimento su tutta la, su tutto il fronte. Intanto attacca il Porto che la mette dietro. No, ha provato il tiro Luis Diaz, ma niente. Medì ha provato il tap-in vincente, ma non ci è arrivato. Grandissima occasione per il Porto. E intanto giallo a Medì. Per che è successo? Vediamo se lo fanno rivedere, perché c'è un giallo un po' strano. Non capisco perché. Attenzione, vediamo. Lungo il pallone che rimane lì, nulla di fatto. Liverpool prova ad azionare qualcosa, sta provando il tiro. Attenzione però, Liverpool in area, la parata da parte di Magnan. È vicino Fulvio della munizione? Intanto sì, munizione per Taremi, perché per un contrasto comunque sul cercato tap-in non riuscito, comunque ha fatto fallo su Marcos Llorente. Ora palla comunque del Porto che sta attaccando, intanto parte Sanusi che la mette in mezzo, ma niente, solo maglie blu e rosse. Riparte ancora il Porto con Ottavio che cerca, Ottavio che fa scivolare la palla, ma niente, cioè pensavo fosse calcio d'angolo, ma no, palla invece per l'Atletico con Oblak che dovrà fare una rimessa. Arrabbiatissimo intanto Ottavio. Tempo qui ci viene fatto rivedere la rete, vai avanti Fulvio, non c'è problema. No, riparte, prova a ripartire l'Atletico che però si fa rubare palla in maniera molto sciocca. E comunque c'è stato un fallo di Evanildo che continua a essere molto cattivo. Riparte però l'Atletico, ha perso palla subito, riparte dietro il Porto con Capitan Pepe, che ridà palla a Sanusi, che prova sempre per Luis Diaz. Intanto sta ripartendo il Porto proprio con Luis Diaz, che però perde il pallone. Fallo, intanto fallo su Luis Diaz da parte di Versalico,
che con un Atletico che come due centrali comunque ha due centrali atipici come Versalico e Condobbia, tra l'altro entrambi ex Inter. Esatto, ex Inter. Ricordiamo Condobbia che arrivò al coro di voi ci avete Pogba, noi ci abbiamo Condobbia, si sono visti i risultati. Esatto, tra l'altro ha scelto pure la nazionale centrafricana perché aveva capito che con la Francia c'erano poche speranze. Tanto parte la punizione, ma niente da fare, Oblak, facilissimo per Oblak, punizione brutta tirata da Virginia. Nel tempo qui a San Siro tutto è immutato, attenzione qui il pallone, attenzione però non hai fatto, può ripartire il Milan con Krunic, Krunic passaggio per Brahim Diaz, naturalmente il Milan attacco a cercare di chiudere la partita, nulla di fatto però, il Liverpool quindi può riprendere palla con Tsikas, passaggio a cercare Sadio Mané, prova a metterla in mezzo per Origi, nulla di fatto. Milan ora può ripartire, attenzione Brahim Diaz contro Morton, Brahim Diaz contro Konaté, Konaté però gli ferma il pallone e quindi Liverpool può ripartire. Minamino, passaggio per Chamberlain, adesso si va sulla fascia da Williams, Williams il passaggio per Morton, Morton nuovamente con Williams, Williams tiene il pallone lì. Sono nei pressi dell'area del Milan, i rossoneri devono stare molto attenti, attenzione, Chamberlain, Chamberlain prova ad andare da sopra, il tiro e la parata da parte di Magnane, poi rete, vediamo se l'hanno annunciato, credo di sì, c'è la rete, mi sa, del pareggio del Liverpool con Mohamed Salah. Quindi 1-1, rivediamo qui l'azione, Chamberlain parte col tiro, la parata da parte di Magnane, poi sulla seconda ribattuta arriva la rete di Mohamed Salah, quindi qui diretta mi conferma la rete, quindi signori la rete del Liverpool, Mohamed Salah poteva rifare con la formazione, intanto il porto pericoloso sempre avanti, cerca di fare la partita, lo quindi al 36esimo la rete da parte del Milan, quindi Milan 1, Liverpool 1, tutto da rifare per la formazione rossonera. Adesso un attimo che metto qua tutto, ok, 36esimo, un po', ok, dobbiamo annunciare purtroppo la rete da parte di Mohamed Salah. Sta portando in vantaggio, ha portato sul pari il Milan. Racconta la rete che non l'ho capita bene, Casta. Allora, praticamente Chamberlain è partito in mezzo alla difesa del Milan, ha provato il tiro quando si è trovato dentro l'area, ha parato Magnan, però ha perso palla e lì poi ne ha approfittato Salah praticamente. No, ok, non c'è stato, quindi non c'è stato fallo. No, sinceramente, cioè non l'ho visto, poi credo non ci fosse, cioè praticamente sarà tirato da solo. Quindi. Ok. Intanto qua da Porto sembra un Porto molto offensivo che ora parte con una rimessa laterale da parte di Sanusi che cerca di metterla in mezzo, rimessa lunghissima, prova a prenderla Taremi, non ci riesce, palla per Luis Diaz però troppo alta. Luis Diaz sinceramente mi sta impressionando, gran giocatore sinceramente, già dall'anno scorso. Luis Diaz del Porto, giusto? Quindi ha giocato sì del Porto, del Porto è l'esterno sinistro, sì. Già l'anno scorso aveva fatto vedere, intanto calcio d'angolo a sorpresa del Porto, ma niente, palla che arriva al a Luis Diaz, ma non riesce a
ad andare avanti è guadagna un calcio d'angolo che andrà a battere Vitinha. Intanto comunque il Porto sta giocando una gran bella partita, cioè ora si meriterebbe il vantaggio. Nel frattempo qui a San Siro c'è un fallo danni di origine a parte di Tomori. Milan che sta cercando la reazione dopo questo gol. Un pochettino, nel frattempo il pallone sempre tra i piedi di Minamino che la passa sulla fascia per Stinkas. Minamino. Intanto Gruic a terra, non si capisce perché, una spallata di Versalico così dal nulla. Partita molto nervosa comunque. Non ancora faccia a faccia, ora con sempre con Versalico. Ora comunque, ora finalmente Vitinha può battere il calcio d'angolo. E per pochissimo non arriva Sanusi. Quindi di nuovo, però c'è un altro calcio d'angolo, a quanto pare l'ha toccata Matteo Scugna. Quindi calcio d'angolo dall'altro lato per il Porto, andrà di nuovo Vitinha. No, l'ha toccata Lemar, non Matteo Scugna. Intanto dovrebbe, sì, riparte Vitinha per il calcio d'angolo, il terzo consecutivo per ora per il Porto. Ma ne è bloccata la partita, parte Vitinha, ma non arriva nessuno. Intanto Luis Diaz ruba palla a Ferreira Carrasco, che però butta la palla fuori. No, nel frattempo però qui a San Siro c'è un fallo. Niente, vai avanti. Sì, no, qua pure c'è un fallo ai danni di Rodrigo De Paul. Ripartire con un fallo dalla loro parte di campo, l'Atletico Madrid. Attenzione, un contrasto con partire da solo con a te, però lo mette giù. Ah no, non c'è fallo, c'è la rimessa? Sì, c'è la rimessa, non ha dato, l'arbitro non ha dato il fallo. De Paul, ancora che si lamenta con l'arbitro, fa vedere comunque il sangue, ma l'arbitro non è d'accordo e dà un'altra rimessa laterale. Vediamo se Sano si batterà ancora a lungo. Sì, però il l'Atletico prende il pallone. Intanto gioco bloccato, gioco fermo. Il Porto ha sbagliato l'Ajax Sporting 2-1, la rete di Anthony che porta in vantaggio gli olandesi, e poi Shakhtar Tiraspol alla rete di Fernando al 42esimo. Attenzione però, il Milan ci prova. Ibra rimane lì, è entrato in area Ibra, prova a cercare il passaggio, nulla di fatto, il pallone che viene buttato fuori dall'area da parte della formazione Retzka. Lulu però riprende la sfera. Tonali prova ad approfittare di questa situazione, ma il pallone va in rimessa laterale. Grandissima occasione per il Porto. Gruic si era ritrovato davanti a tu per tu con Oblak, ma non è riuscito a soddisfare i tifosi del Porto. Intanto c'è stato veramente una cosa stranissima che non vedevo da tempo. Sanusi ha sbagliato la rimessa che a sua volta l'arbitro ha annullato ed è andata all'Atletico. Nel frattempo ha provato il filtrante, credo Krunic, per passarla a Brahim, ma il giocatore spagnolo non ci è arrivato, e quindi ancora una volta il pallone tra i piedi del Liverpool. Alisson, passaggio numero 47, ovvero sia Phillips, Williams, Chamberlain,
passaggio all'indietro nuovamente per Williams, il pallone però viene ripreso la formazione rossonera. Romagnoli, Krunic prova il passaggio, il pallone arriva tra i piedi di Brahim Diaz che prova ad accentrarsi un attimo, tiene il pallone tra i piedi, passaggio con Messias, si prova ad andare sulla fascia, lotta tra Konate e Ibrahimovic, vinta dal primo che manda il pallone fuori, rimessa laterale, posizione però molto vicina. Nel frattempo cade un raccattapalle che va a riprendere il pallone. Gran sfida intanto in velocità tra Luis Diaz e Ferreira Carrasco, che, con il giocatore del Porto che ha dovuto fare fallo per fermarlo. Esatto, nel frattempo qui lotta tra i giocatori di Liverpool e i giocatori del Milan. È stato uno scontro tra Mané e credo Messias. Il pallone dai tre piedi dei rossoneri, che ora cercano di concentrarsi nuovamente e di rimettere a posto le idee per trovare nuovamente la rete del vantaggio. Rete che è stata praticamente annullata poi dal pareggio di Salah. Attenzione, lancio lungo a cercare Krunic, che però non riesce a controllare bene il pallone perché è marcato da due giocatori del Liverpool. Vediamo qui, Krunic aveva preso il pallone di petto, combattuto con Konaté e con Williams, pallone è andato fuori. Tanto un minuto di recupero da Porto. Qui invece due. Parte. Calcio d'angolo per il Porto. Calcio d'angolo per il Porto, va sempre a battere Vitinha ormai. No, Ottavio, questa volta parte Ottavio, cerca Evan Nilsson, ma niente, di nuovo De Paul la butta fuori, di nuovo un altro calcio d'angolo per il Porto, che stavolta andrà a battere Vitinha. Tempo qui il Liverpool sempre col pallone tra i piedi. Vediamo una serie di passaggi da parte di Konaté e Phillips, la coppia centrale, gli uomini di Jürgen Klopp. Attenzione però, riparte Chamberlain ha già fatto male in precedenza partendo da solo. Passaggio sulla fascia a cercare credo Origi prova il tiro altissimo da parte di Livor Origi, tiro che ovviamente va a sgantarsi più che altro contro i cartelloni pubblicitari. Classifica. Finisce intanto il primo tempo qua a Oporto, sì, con Atletico 0, Porto 0. Esatto. Nel frattempo raddoppio del Dortmund a Besiktas con Marco Reus, poi andremo ad aggiornare il tutto. Nel frattempo c'è stato un uomo a terra, di fallo da parte di Minamino, danni di Frank Kessié. Sì, intervento abbastanza in ritardo da parte del giocatore del Liverpool. Vediamo anche qui l'espressione. E finisce qui il primo tempo. Risultato al momento tra Milan e Liverpool 1-1. La rete di Tomori al 29esimo e al 36esimo di Salah. Fulvio, dimmi tu la tua opinione sulle partite che hai visto. Allora, il Real Inter, comunque vedo un Inter che continua ad attaccare e che comunque ci prova a pareggiarla perlomeno questa partita, però la vedo difficile che l'Inter possa passare da prima. Invece, per quanto riguarda Porto Atletico, una partita molto nervosa, una partita molto che il Porto sta cercando di vincere con un Atletico un po' più, sembra leggermente rassegnato, comunque sempre con la sua tattica difensiva, che però per ora i suoi frutti non li sta dando, tranne per l'occasione grandissima che ha avuto Marcos Llorente sulla grandissima azione di Ferreira Carrasco. Intanto comunque vedo un Porto che sta facendo belle cose, mi stanno piacendo molti giocatori, tra cui Luis Diaz, come ho detto prima, ma anche Vitinha, che sta dettando le regole del gioco là in mezzo.
Perfetto. Invece tu? Ah, no, vabbè, per me, mi stavi dicendo a me? Sì, sì, dico il Milan ce la può fare secondo te, come la vedi? Ma guarda, il Milan non sta giocando male, anzi, sta facendo molto e ha approfittato di ogni errore del Liverpool. Il problema è che comunque il Liverpool è pur sempre il Liverpool. Va avanti con un possesso palla molto utilizzato, seppur in alcuni casi abbastanza sterile. Bisogna stare attenti, soprattutto alle azioni dei singoli, come si può vedere nella questione di Chamberlain, che è stato lasciato, non dico praticamente libero di tirare, ma poco ci manca. Se Magnan avesse tenuto quel pallone, sicuramente non sarebbe stata la rete del pareggio. Detto questo, il Milan ha fatto un buon primo tempo. Se riesce a mantenere questo ritmo, ce la potrebbe fare. Bisogna però trovare il gol del vantaggio ad ogni costo. Comunque, volevo rispondere a Nick che i sorteggi sono il 13, lunedì 13. Esatto, lunedì 13 alle 12. Esatto, sì. Va bene, io direi di fare una piccola pausa e poi ci rivediamo qui per i secondi 45 minuti. Al momento il risultato è Milan-Liverpool 1-1, la rete al 29esimo di Tomori, al 36esimo di Salah, mentre invece per quanto riguarda l'altro campo dell'italiana, Real Madrid 1, Inter 0, la rete da parte di Toni Kroos. A tra pochissimo! We'll be right back.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. E rieccoci qua per i secondi 45 minuti. Al momento i risultati sono Real Madrid 1 Inter 0, l'avete detto in cross, e poi come potete vedere qua sopra Milan 1 Liverpool 1 al momento, la rete del momentaneo vantaggio da parte dei rossoneri di Tomori al 29esimo e poi al 36esimo il pareggio da parte di Mohamed Salah. Io sono Cassa e con me c'è sempre Fulvio. Ciao a tutti, intanto sta ricominciando la partita qua a Oporto, con palla ovviamente per il Porto che cercano subito l'inserimento di Grujic che però non va a buon fine, palla poi recuperata dall'Atletico che la manda verso Diogo in porta. Riparte Sanusi che la riparte sempre verso Luis Diaz. Palla ora per Vicinha che cerca e trova João Mario che con un gran numero riesce a superare, mi sembra, Lemar che però rimane a terra. Però l'arbitro non fischia, ecco. No, invece era Ferreira Carrasco, non era Lemar. Ferreira Carrasco a terra. Fallo di João Mario che gli ha dato una manata, quindi la palla penso che
il gioco ha continuato, poi la palla è diventata dell'Atletico, che dovrà battere una rimessa dal fondo. Sì, nel frattempo qui a Milano stanno giocando con due palloni in attesa che arrivi l'arbitro, fischi l'inizio, partita che adesso rinizia. Ok, qua perfetto. Vediamo un pochettino così da mettere anche il nostro cronometro. Tanto il porta sempre col pallino del gioco, con Pepe che cerca che cercava Nilsson con un lancio lungo che però prende che ruba il pallone. È grandissima occasione per Taremi che però non riesce ad andare in gol. Però che gran disattenzione dell'Atletico. Chi è stato? Hermoso. No, sempre Ferreira Carrasco, che ultimamente in fase difensiva in questa partita sta facendo veramente dei disastri, con palla recuperata grandissimamente da Ottavio che la mette dietro per Meditaremi che però non riesce a centrare la porta. Ora, però palla di nuovo, palla che Addie, che riparte dall'Atletico, che cerca di impostare un po' il gioco, e di nuovo Ferreira Carrasco che perde palla con Ottavio, che cerca l'inserimento di Evan Nilsson, che non riesce, che intanto fa fallo su Mario Hermoso, mi sembra. Tempo sì, qui. Esatto. Mario Hermoso. Milano sta continuando il gioco, Tonali. Milano adesso in attacco, Tonali tiene il pallone lì sulla fascia, il passaggio all'indietro per Kalulu, pallone che va dalle parti della difesa, si prova a fare un cambio di gioco, attenzione però Minamino prende palla, è subito però braccato da Teo Hernandez, anzi era Williams, attenzione Brahim Diaz tiene il pallone lì, Brahim Diaz il passaggio per Krunic, che sì, passaggio per Diaz. Nulla di fatto, pallone perso da parte della formazione rossonera. Parte il Liverpool nuovamente con Mohamed Salah. Salah tiene il pallone lì sulla fascia. Salah, il passaggio all'indietro a cercare Williams, che il pallone però viene intercettato da Krunic. Quindi sfera che ritorna tra i piedi dei rossoneri, che sì, che fa un erroraccio, attenzione. Ancora il Liverpool. Con la serie di passaggi da parte della formazione del Reds, che cerca un varco, Minamino, il passaggio all'indietro per Konaté, passaggio per Morton, passaggio per Nikas, ancora lì il pallone, Salah, passaggio per Konaté, passaggio sulla fascia, attenzione per il numero 21, ossia Tsimikas, attenzione, Minamino tiene il pallone lì, si trova libero, Minamino prova il tiro a giro, e il pallone che va alto, quindi calcio di rinvio per il Milan. Nel frattempo ti chiedo una cosa off topic, se ti interessa, per caso hai visto Rodi questo lunedì? No, ancora no, ancora okay, non l'ho visto, allora. Ma lo sai, per ora la mia avversione verso la federazione di Vinny, però in questo momento già ho tanti pensieri, non mi voglio arrabbiare pure per, per la capisco domanda. Perfettamente. Nel frattempo il pallone va in rimessa laterale, qui Williams lancia il pallone, passaggio all'indietro per Konaté, Liverpool che naturalmente sta facendo difficoltà perché il Milan naturalmente preso dalla frenesia di trovare la rete di vantaggio, visto che comunque in quella di Porto al momento Porto Atletico Madrid sono sullo 0-0, quindi stanno cercando di trovare il gol che potrebbe addirittura significare la qualificazione. Frattempo ancora il Milan prova a combattere qui la formazione rossonera, Ibrahimovic, il passaggio per Krunic prova a lottare con Origi e c'è fallo, Krunic a terra, attenzione, tocca l'occhio, giocatore del Milan,
se riesce a rialzarsi. Sì. Quanta occasione per Taremi, che però da solo davanti ad Oblak si fa ipnotizzare. Ma il Porto comunque vicinissimo per la terza volta al gol dopo le occasioni sempre di Taremi. La prima di Vicinia, ma il Porto con un Atletico che non si sta completamente vedendo, soprattutto un Antoine Griezmann che è completamente al buio. Sì, attenzione però, azione dubbia in quel di San Siro, che sì, è stato a terra. Vediamo un po' cosa decide l'arbitro, se ci sarà il VAR oppure... Al momento l'arbitro sarebbe predisposto a lasciar correre, rivediamo qui. Praticamente, bisogna vedere se c'è stato... c'è stata una spallata, credo, anzi addirittura la mano da parte del numero 21, Tsikas, però nulla di fatto. Attenzione però, il Liverpool prova a partire, Mané, passaggio di Origi, prova il tiro Origi al volo, anzi tiro a giro. Nulla di fatto, para questa volta molto bene Magnan, adesso il Milan prova a ripartire. Andiamo avanti qui. Azione molto dubbia in quella di San Siro per questo fallo su che sì. Qualcuno che ha buttato giù che sì. No, è stato buttato giù da un giocatore del Liverpool. Rivediamo l'azione. Eh sì, ha tirato una spallata da parte di Tsikas. Che comunque sta trovando un po' più spazio quest'anno in confronto all'anno scorso. Un buon terzino sinistro mi è sempre sembrato Tsimikas. Sì. Ma invece comunque ho visto, piccola digressione, ho visto War Games che mi è piaciuto. Molto poco PG comunque è stato come evento. Cosa pensi, nel senso, riguardo a Gargano e O'Reilly, come la vedi la situazione? Gargano secondo me comunque starà fuori per un bel po', cioè almeno aspetterà che nasca il figlio. Secondo me non ritornerà a breve. Tentazione per il Porto, sempre con Taremi che non riesce, erroraccio comunque dell'Atletico Madrid che... sta rischiando tantissimi errori nella parte difensiva, che però sta ripartendo con Ferreira Carrasco che è da solo davanti a due giocatori del Porto che la mette in mezzo, ma niente, ribattuta da Pepe, sempre il solito Pepe palla che è arrivata a Coque che prova il tiro, ma niente, palla per De Paul che cerca di metterla, la mette per chi è? No, per Marcos Llorente che trova invece il terzino sinistro del Porto che la devia in calcio d'angolo. Intanto terzino del Porto a terra, in questo momento mi sfugge il nome. Scusate, problemi, nel frattempo buonasera Aldone se ci sente. Ciao raga, buonasera. Buonasera. Come state? Ciao, piacere. Ciao, piacere. Come stai, Fulvio? Tutto bene, grazie, tu? A parte il fatto che sono un po' distrutto, ma tutto bene, dai. Distrutto dal lavoro, niente di grave, però. Ti capisco. Ciao, Casta, come stai tu? Tutto bene. Dai. Gol dell'Atletico da calcio d'angolo. Ovviamente parlavo male delle Petit Diable e la mette dentro con un tap-in vincente davanti alla porta. Atletico Madrid 1, Porto 0. Si fa dura per il Milan. Eh sì. Si fa molto dura, fallo l'intanto. Se non dovesse trovare il gol del vantaggio. Adesso il Milan, ragazzi, fuori dall'Europa League, giusto? Sì, fammi vedere. Sì, no, è in Europa League. Aspetta un attimo, che qui devono aggiornare, mi sa ancora. Perché facendo i calcoli,
Allora, il Liverpool rimane a 15. Attenzione, il tiro, la parata da parte di Magnan, c'è la rete però del Liverpool. La rete del Minchia. Liverpool. Piove sul bagnato per il Milan. Sì. La rete della formazione inglese. Al momento il Porto, il Milan è fuori da tutto, sì. Esatto. Con un pareggio del Milan invece passa il Milan. Tira, mi sembra Mané. Io viene parato da Magnan che anche questa volta non riesce a tenere il pallone. Arriva Origi di testa, mette a segno per la rete del 1-2 del Liverpool. Ora per il Milan si fa letteralmente dura. Situazione drammatica proprio. Sportivamente parlando, è arrivato il gol del Porto e subito dopo il gol del Liverpool, dell'Atletico e poi subito dopo il gol del Liverpool. Sì, sportivamente parlando è andato tutto in merda in 5 secondi. Vabbè, però ancora lunga, può succedere di tutto. Certo, il Milan deve essere bravo a rimanere sul pezzo adesso, ma non crollare. Eh sì, ecco, hanno messo anche la classifica su Canale 5. 18 Liverpool, 7 Atletico, Porto 5, Milan 4. Quindi il Milan anche vincendo andrebbe... Non servirebbe a niente comunque. Vincendo... Sì, perché comunque la differenza a reti di 3 gol. Sì. No, però la differenza vincendo comunque forse passa il Milan, sai? Perché andrebbe a 9-9. Invece l'Atletico è 5-7, quindi forse... però l'Atletico ha fatto 2 gol fuori casa. Quindi buh. E poi il Liverpool che sta andando velocissimo adesso sull'onda, entusiasmo di vantaggio. Mané, passaggio indietro per Minamino, prova il tiro altissimo, ha provato Chamberlain il tiro dalla distanza, pallone che va altissimo sopra la traversa. Il Milan un attimo in bambola dopo questa rete che potrebbe costargli molto cara quanto riguarda gli uomini di Pioli, so che al momento sarebbero fuori letteralmente da tutto, quindi vediamo un po' come si evolve la situazione. C'è ancora del tempo, però deve sbrigarsi il Milan, perché adesso non ne deve fare uno ma ne deve fare ben due di loro. Quindi prima segna il gol del pareggio, meglio è se vuole provare a tenere ancora in vita quelle poche chance di qualificazione. Ma cambi ce ne sono stati per ora? Casta? Cambi no, le squadre sono rimaste invariate, cioè vado un attimo a controllare per... No, sempre così sono rimaste le formazioni. Quanto riparte l'Atletico? L'Atletico con Matascugna! Scavetto che però la prende Pepe! No! Occasionissima per l'Atletico, che cosa... ha fatto Mateus Cugna e che cosa ha preso Pepe sulla linea della porta. Atletico scatenato dopo la dopo il gol del vantaggio con il Porto che ormai sembra aver speso le ultime forze. Comunque parlavi di cambi, è arrivato adesso fuori Brahim Diaz, dentro Bennacer, mi sa fuori anche Tonali. Sì, fuori Tonali, dentro Salemakers. Ah, vediamo un po' questi due cambi, cioè nel senso praticamente la formazione. Scusa, cambia la formazione così, no? Invariata, ci sono, cioè al posto di Tonali si mette Bennacer e poi al posto di Brahim Diaz c'è Salemakers. Ma Brahim giocava solo a tre quarti? Ma allora, Brahim, secondo la formazione, giocava sulla parte di sinistra, però si accentrava molto spesso, naturalmente, visto la sua propensione ad essere trequartista, ecco. Quindi vediamo un po' cosa cambierà con queste sostituzioni.
Vediamo in meglio per la formazione rossonera. Nel frattempo, rimessa laterale, riparte il Milan con Romagnoli. 16 tiri totali da parte del Liverpool, 3 da parte del Milan, i tiri nella porta 7 da parte dei Reds e poi 3 da parte della formazione rossonera, che adesso deve tentare il tutto per tutto. Sale Mekkers, colpo di testa a cercare Messias, però c'è la segnalazione di fuorigioco. Nel frattempo Ajax Sporting 4-1, quindi Ajax abbastanza a valanga la formazione portoghese. Meglio per il Borussia al momento. Sì, praticamente sì. Torniamo, attenzione però il Milan, attenzione, Messias, Messias in area, Messias, Messias, ha provato a cercare un varco, il pallone lì, il tiro, nulla di fatto, ha provato col piattone, Krunic, pallone che è andato sopra la traversa. Vediamo qui, passaggio di Messias per Krunic e il pallone che arriva sopra la traversa. Provate il piatto, adesso il Milan ci prova con tutte le forze possibili e immaginabili. Ma qui c'è un fallo. Danni di Urigi da parte di Tomori. Intanto cambio per il Porto. Entra il terzino sinistro ex Bayer Leverkusen Wendel ed esce il terzino sinistro che non mi riesce ad entrare in testa, Sanusi. Aspetta, come si chiama il terzino del Porto, stai dicendo? Allora, su diretta c'è scritto Sanusi, nella maglia c'è scritto Zahid, mi sembra. Però l'ha appena cambiato per Wendel, qui mi dice Sanusi. Sì, questo stavo dicendo. No, non mi veniva di nuovo il no. Tranquillo, non c'è problema. Poi sinceramente scusatemi del terzino del Porto, va bene. A parte alcuni, no, vabbè, giustamente, no. Io sono conosciuto proprio per i nomi, che non mi ricordi Sanusi è grave. Vabbè, intanto niente, non c'è problema. Dai, può succedere. Non è che... sto scherzando. Comunque ti stavo dicendo, Kyle, invece la situazione, da quello che ho capito, a marzo dovrebbe scadere il contratto, si vedrà. Mentre Gargano, secondo me, non lo rivedremo prima dall'anno prossimo su Mourinho, secondo me. Può essere. Kyle, vediamo stasera dopo lo Steel Cage Match. Lotterà con quel gran fesso di Von Wagner, ricordiamo. Von Wagner, ma come? Che il suo compagno e se la prende in quel posto. Mi dissocio. Io non mi dissocio, ma non troppo, cioè nel senso... che non sono da computer, se no mi mettevo a fare i miei soliti audio stasera, ma... Ragazzi, sto arrivando, aspetta. Sì, sì, tranquillo, noi nel frattempo, okay, come abbiamo puntato, ci sono due cambi nelle file del Liverpool, in attesa di questa azione, Minamino, il passaggio per Salah, il pallone, il cross da parte di Tsimikas, che però non parte perché arriva, credo, Messias, però il pallone va fuori. Intanto cambio anche per l'Atletico, esce Thomas Lemar ed entra Angel Correa. Keita? Entrano Keita per l'11 che non so chi sia. Sarà. Ah, è già, vabbè. E poi entra un altro tizio per un altro tizio. Un tempo applausi. Un altro zozzone. Per Mohamed Salah. Beh, provano la strategia Juve, tifosi della Juve per Cristiano Ronaldo. Esatto. Joe Gomez per Mané. Sì. Cambia l'attacco della formazione da Jurgen Klopp. Praticamente non ha nulla. Ha messo un centrale difensivo e un centrale di centrocampo per gli esterni. Vabbè, che c'è Minamino, c'è Origi, poi che altro c'è in attacco? Forse sono loro due, no?
Sa Dio. Subito per una parte di boh, attenzione Origi prova il tiro da distanza, il pallone che va fuori. Raso terra. Quindi ancora speranza per il Milan. Eh sì. Intanto Rissa quadra. Su Rissone per ora a porto tra Ferreira e Ottavio. Con Ferreira Carrasco che è stato espulso per una manata a Ottavio, che palesemente era innervosito perché Ferreira Carrasco si stava portando il pallone quando era rimessa laterale del Porto, e invece rosso a Ferreira Carrasco per una presunta manata che secondo me comunque non c'è stata. Quindi Atletico Madrid in 10 per questi 25 minuti ancora da giocare. Sì, nel frattempo c'è stato un cambio nelle file del Milan, è entrato Alessandro Florenzi, è uscito Kalulu. Adesso il pallone che rimane sulla difesa lì. Aldone, comunque, come va? Tutto a posto? Tutto tranquillo? Sì, Casta, ho fatto una 4 giorni di lavoro consecutiva, pesante proprio. Salutiamo gli amici di Amazon, che fanno lavorare sempre correttamente i vari lavoratori, li salutiamo. Anche perché sono quelli che finanziano perché Twitch, quindi sono attenti. E ringraziamo pure che ci fanno lavorare, dai, diciamo, beh, sì, anche diciamo quello, anche ovviamente. Che di tempi non è una cosa proprio da dare per scontata. Esatto. Nel frattempo, ma che ti stavo chiedendo, il Gran Premio l'hai visto poi domenica, no? Cacchio. Io domenica l'ho commentato il Gran Premio, ecco. Il Gran Premio, la Royal Rumble, esatto. Infatti. Prospetta una bella giornata questa domenica, sperando di poterla vedere. Sì, sarà un capitolo finale molto divertente, ecco. Esatto, sì. Tanto secondo Verstappen ha il vantaggio del Gran Premio, è capace. Vai, datemi i vostri pronostici. Verstappen batte fuori Hamilton. È l'unico modo, secondo me, che Verstappen ha per vincere il mondiale, se no Hamilton mi sa... perché c'è già passato, secondo me anche per l'esperienza potrebbe farcela. Cioè l'unico modo per Verstappen, sarebbe un finale bellissimo che andrebbe avanti fino alla prossima stagione. Quindi... sì, però è la volta buona che Hamilton uccida Verstappen, o almeno lo prenda a pugni in bocca. Esatto. Già così Toto Wolff domenica scorsa ha fatto spettacolo. Ma invece, Casta, che ne pensi della porcata che hanno fatto della trattativa? No, io l'ho già detto durante il parco chiuso, cioè vabbè. Sì, l'ho visto in parte, ma non ho visto la tua il tuo pensiero. No, io come ho detto, Michael Masi che si mette nel mezzo del Gran Premio a fare le trattative, manco fosse Marotta. Cioè... vabbè, però sta diventando Porto Atletico Madrid sta diventando una carneficina, cioè avevano ripreso a giocare da 10 secondi e di nuovo bloccato il gioco per una manata, presunta manata sempre di Wendell, stavolta... Il ciolo Simeone per ora è incontenibile. Attenzione, sta succedendo il caos qua a Oporto. Sta succedendo il caos. Ringraziamo anche il Ciolito che mi ha fatto godere sto fine settimana a Fantacalcio. Esatto. Che ha fatto due gol, uno più bello dell'altro. Niente, oggi canale 5 ciò che non deve andare e non mi dissocio. Esatto, nel frattempo il colpo di testa da parte di Origi e il pallone che va fuori. Vai Fulvi, aggiornaci sullo show di tributo a Johnny Gargano, vai. Sta succedendo, però di che parli? Di... No, ti sto parlando di Porto Atletico. Intanto fuori un collaboratore, buttato fuori un collaboratore del Ciolo, Simeone. Scommetto il Molo Burgo. Il team manager penso che ora butterà fuori pure Wendell per
questa presunta manata su Correa, che però non esiste proprio. Hanno su Mateus Cunha che si butta a terra proprio platealmente si butta a terra. Voleva fare la stessa cosa che ha fatto poco fa Ottavio nel Porto, ma non c'è riuscito. Beh, ha fatto scatenare comunque l'ira del Cholo Simeone. Minchia. Wendell espulso. Quindi Porto in 10, Atletico Madrid in 10, sta succedendo di tutto qua a Oporto. Intanto a Milano ce ne sono due del Liverpool a terra. Minchia, si è tutto pixelato. Intanto Wendell ritorna in campo non capendo che era stato espulso e la partita è ancora bloccata. Che meraviglia. Si è reso conto e sta imprecando in tutte le lingue. Dopo i zozzoni di Forumcast e i zozzoni di Porto Atletico. Che bello. È una Roya Ramos, fondamentalmente. Di tutto. Pepe Coca intanto in discussione con l'arbitro. La partita dovrebbe ricominciare con palla in favore dell'Atletico. Vediamo il gol del Liverpool intanto con gli origi. Sì, un gran pasticcio da parte della difesa rossonera. Aspetta, casta, ma era Origi che durante i mondiali per risultare un gol aveva preso a calci la palla, ha sbattuto sul palo, sì, gli era sbattuto in faccia. Perché lui è il Belgio, è il vice Lukaku a tutti gli effetti, quindi... ma dopo quella trama è diventato pure... Minchia. Una delle cose più belle del mondiale del 2018, comunque... Sì, decisamente. Salutiamo Madre Russia. Salutiamo anche Mediaset che trasmise quei mondiali, regalando grandi programmi televisivi. Minchia. Intanto vorrei complimentarmi col Qatar per la grande, per il grande mondiale, soprattutto, cioè si sono decisi a far entrare perfino i gay, complimenti, cioè hanno fatto un passo gigante, certo, senza fare effusioni in pubblico, ovviamente, ma mamma mia, comunque, che cosa obbrobriosa, però non ne voglio parlare, comunque, di questi paesi medio orientali che stanno spopolando comunque negli sport. Ricordiamo anche l'Arabia Saudita con la bellissima innovativa città di Jeddah, dove c'è il bellissimo innovativo circuito di Jeddah, ricordiamolo. Se una macchina si ferma da quelle parti è subito bandiera rossa, quindi che bello. Con tanta felicità per Charles Leclerc. Esatto. Un grande paese pure là dove le donne finalmente possono guidare. Nel 2020, esatto. Dal 2020. Niente, non arriva Florenzi. Perché paradossalmente con un pareggio sarebbe in Europa League. Ma col Porto come finirono, ragazzi? Una la vinse il Porto, giusto? Sì, una la vinse il Porto e l'altra la pareggiò col Porto. Pareggio. Quindi se contano gli scontri diretti il Milan non andrebbe neanche in Europa League adesso. Un'altra espulsione per un collaboratore di Conceição. È il portiere Marchesin espulso, che era in panchina, oggi giocava Augustin Marchesin, espulso oggi in panchina. Conceição ha dato spazio a Diogo. Che bello Porto, che bel posto di portoghesi, proprio gente calma e pacata, ecco. Raga, io non so se siete insieme. Mai stati in Portogallo, ma sono veramente uno dei popoli più duri e tosti che io abbia mai visto. Bella gente, dai. Sì, diciamo che non sono
No, non sembrano esattamente un paese meridionale, diciamo, per ospitalità. Niente, si è frizzata la TV. Ok. Intanto il porto continua. Si riscaldano Jesus Corona e il mattatore l'anno scorso della Juve, Sergio Oliveira. Attenzione che il Liverpool si sta distendendo bene in contropiede. Batte Tomo, no, chi è? Boh, non ho capito chi è. Ribatte coso del Milan, grandissimo Sì, Romagnoli, giocatore. Romagnoli. Non la stiamo Era sentendo perché tanto Romagnoli. non sta succedendo letteralmente niente. Il Milan prova. Secondo me, stanno cercando di perderla Intanto apposta così non si l'Atletico gioca cerca di. dopo l'Europa L'Atletico League, ecco. ha cercato un'azione offensiva che però va in un nulla di fatto. Qua pure una partita molto nervosa a Oporto. Sta succedendo veramente di tutto. Cioè. Partita che si blocca ogni 2 secondi per un fallo da una parte e dall'altra. Sì, qui vabbè. Manca un quarto d'ora alla fine, vediamo se il Milan troverà una reazione. Sinceramente, la Prova a squadra ripartire di il posto. Pioli sta avendo molta difficoltà in questi minuti finali, evidentemente la botta del gol preso è stata abbastanza tosta. Tempo, calcio champagne ad Amsterdam, Ajax 4, Sporting 2. Nel frattempo prova il Milan e c'è la parata però da parte di Alisson. Diciamo anche Casta che l'1-2 del gol preso, del gol dell'Atletico, ti ammazza. Eh beh, sì. Tornando ha saputo il tiro, ma c'è stata la parata. Parte di Alisson. Abbastanza facile, oltretutto. Sì. Sempre Milano in possesso palla, ma. E adesso il Milano è a 3 praticamente dietro. Praticamente attrazione mega offensiva, attenzione palla in profondità per Ibra. Per Secondo provare il me per pallone, Ibra. prova a raggiungere per un pelino Messias. Nulla di fatto. Ibra, Sempre che al di là attento Alisson. di questa azione, è stato abbastanza assente per tutta la partita. Vediamo se farà qualcosa. Nel frattempo, anche Rosso in quella di Madrid per Barella. Quindi Inter in 10. Minchia. Un po' fesso perché si salta la prima partita dagli ottavi. Quadrato Mauro Suma. Guarda il milanese imbruttito, quello lì. Il milanese Partita imbruttito è quello brutta che fa lo intanto. speaker. Per 0 del Real Il milanese intanto. imbruttito è lo speaker, Germano Lanzoni. Ma avete visto che oggi è uscito il film? Mollo Sì. tutto e apro un ciringhito. Tec. Bisogna fatturare. E signori, c'è anche il raddoppio del Real Madrid. Real Madrid 2, Inter 0. La rete al 79esimo di Asensio. Non ha veramente senso tutto ciò, Continua a esserci una Casta. carneficina per ora. Due giocatori dell'Atletico a terra addirittura. Goga e Marcos Llorente. Costruzione degli interviaggi senza senso proprio, eh. Intanto triplo cambio per il Porto, entrano Sergio Oliveira, Jesus Corona e Martinez per Mario, penso Ottavio, chi? Ah no, 4 sono i cambi del Porto. Entra pure Fabio Vieira. Tutti quindi con Cesao, tutti in uno slot, i 4 cambi. Invece per l'Atletico Madrid mi sembra stia entrando Renan Lodi.
Nel frattempo ci sarà un cambio, ecco, entra Fabinho al posto di Origi. Sì, è uscito pure Marco Grujic. Che in estate è stato vicinissimo al Sassuolo. Ed entra anche Tony Martinez per Meditaremi. C'è stato un po' di casino pure in questi cambi che li hanno dovuti fare uno alla volta. Nel frattempo Dortmund avvalanga sulla Besiktas 5-0. Si vede comunque che è tornato Erling Haaland. Esatto, infatti doppietta da parte sua. Comunque se è, Borussia è due squadre diverse. Cioè la squadra con Haaland e la squadra senza Haaland. Impressionante, veniva da partite bruttissime. Ora è ritornata a vincere. Intanto esce Mateus Cunha, che era entrato al posto di Suarez al tredicesimo, ed esce ed entra il Renan Lodi, quindi si va a coprire ancora di più il Cholosina in vista degli ultimi 8 minuti più recupero del, di questo giro nei Champions. Attenzione, il Milan ci prova, c'è un fallo ai danni Saelemaekers. Calcio di punizione per la formazione rossonera. Siamo all'81esimo, mancano 9 minuti alla fine. Vediamo qui il fallo da parte di Naby Keita su Saelemaekers. Intanto Atletico che dovrebbe giocare con con una punta sola, che dovrebbe essere, penso, Griezmann, con anche il Correa che gioca a destra. Tanto ci prova il Porto, però con Tony Martinez, ma conclusione Scialba. Cambio nelle file del Milan, la punizione tirata in precedenza da Ibra, finita sulla barriera. Entra Bakayoko, esce Krunic. Vediamo se adesso in questi 8 minuti riesce il miracolo al Milan. Dubita, attenzione, il pallone lì, Ibra di testa, attenzione, un giocatore Milan, però c'è fuori gioco. Alza la bandiera, guardialine. Il gioco da parte di, e beh, c'è Ibra in fuori gioco. Il pallone che era stato colpito di testa dallo svedese verso Florenzi, che stava partendo sulla fascia. Nulla di fatto. Qui nel frattempo Krunic che raggiunge il bordo campo e ritorna in panca. Lancio lungo da parte di Alisson. Minamino fa fallo su, credo, Florenzi. Milan ci prova con quel poco che ha. Romagnoli per Bakayoko. Attenzione, però Bakayoko perde palla. Attenzione, Chamberlain tiene il pallone lì. Tre di passaggi, però riesce a recuperare un giocatore del Milan, quello Bennacer. Ibra, passaggio per Messias, vediamo se ce n'è ancora, il giocatore ex Crotone. Messias prova il filtrante, non ci riesce, quindi passaggio perché sì, si prova il cross, Ibra prova la rovesciata, pallone che però va fuori. Vediamo qui il cross di Kessie, Ibra che ha provato una rovesciata maldestra, pallone là, fuori. Intanto tiro provato da Fabio Vieira.
però semplicissimo sulle, direttamente sulle braccia di Oblak. Bakayoko, attenzione, il pallone perché sì, che sì, che sì, che sì, prova il tiro, la parata da parte di Alisson, che sia tu per tu con il portiere, occasione per il Milan, adesso prova nuovamente che sì sul gioco, vediamo se riesce a tenere questo pallone, che sì, Florenzi prova a far ripartire Florenzi, Florenzi prova a correre, nulla di fatto, viene sovrassato il terzino ex Roma. Benasser, passaggio per Bakayoko, Romagnoli, poteva essere una buonissima occasione per il Milan, ma si è fermata di fronte al portiere brasiliano del Liverpool, ovvero sia Alisson Becker. Bakayoko, Bakayoko, il passaggio, attenzione, Milan può provarci, c'è un colpo e credo calcio di punizione nuovamente. Vediamo, colpo ai danni di Teo Hernandez da parte di Tsikas. Vediamo qui l'azione, che sì, praticamente regolare. Prova il tiro, la parata da parte di Alisson. Non è che forse poteva essere calciato meglio, ma c'è stata la parata da parte del portiere brasiliano. Vediamo se su questa azione ci può essere ancora possibilità, dato sono 5 minuti, se riuscisse a segnare adesso il Milan poi potrebbe avere la possibilità assieme al recupero di tentare l'impresa. La vedo molto dura, attenzione, il colpo di testa, il pallone che va altissimo. Il colpo di testa nuovamente da parte di Kessi e il pallone che va alto. Sopra la traversa. Vediamo qui la punizione da parte di Bennasser. Il colpo di testa con che si che svetta sopra tutti, ma il pallone che va alto. Vediamo se riuscirà ancora. Nel frattempo a Porto non sta succedendo niente, è vero? No. Diciamo che... Finalizzata. Sì. Diciamo che continua ad prova ad attaccare, ma con attacchi abbastanza fievoli... il Porto, ma niente di che, cioè, qualche ripartenza ci ha provato poco fa con Renan Lodi, che però era fuori gioco l'Atletico. Alisson prende il pallone, passaggio raso terra per Fabinho e adesso il Liverpool andrà con un po' di possesso palla, di poter controllare, attenzione però il Milan riprende la palla, che sì, passaggio, attenzione, Messias, che sì, di nuovo di fronte, che sì, giù, vediamo un pochettino, no, nulla di fatto, l'arbitro dice di lasciare... Intanto ripartenza per Correa da solo davanti a Diogo, Correa da solo davanti a Diogo, e l'Atletico passa 2-0, segna il gol, anche il Correa, e il Ciolo festeggia. 2-0 per l'Atletico, 0-2 per l'Atletico a Oporto. Questione chiusa, mi sa, per il Milan. Mi sa di sì. Mi sa tanto. Cioè, forse col pareggio andrebbe in Europa League adesso il Milan, però non so fino a che punto. Ma forse non ce l'hanno voglia nemmeno loro di andarci in Europa League, soprattutto sul campionato e buono. Sì, infatti. Anche perché il campionato sta andando abbastanza bene, sarebbe pure... Grandissimo comunque contropiede, è nato dai piedi di Griezmann, che gioca a memoria per Correa, che lo trova solo. Che si ritrova poi solo davanti a Diogo. Adesso però parte nuovamente il Liverpool di Minamino che va fuori. Quindi rimessa laterale. Minchia. Per la formazione rossonera. Ma lì neanche Bolto ci arriva. Nel frattempo finita Madrid, Real Madrid 2, Inter 0. Real Madrid che passa in vetta alla girone. E quindi l'Inter poi dovrà affrontare poi le prime in classifica. Non sarà facile per la formazione nerazzurra.
Nessuna squadra quindi italiana testa di serie. Esatto. Attenzione, Tomori prova a combattere contro Tredil, fu nulla di fatto. Benasser. A meno che di un miracolo domani dello Zenit. Siamo all'89esimo, mancano pochi minuti prima del fischio finale. Intanto 3-0 Atletico, mi sa. Sì. Sì. Ancora qua, ok, palla sempre contropiede, palla persa da Mbemba, De Paul che la pass che prova il tiro non va e poi la insacca. 3-0 Atletico. Rodrigo De Paul. Risultato, se devo dire la verità, abbastanza bugiardo, cioè, ma vabbè, ormai il Ciolo ci ha abituato a questo tipo di partite che intanto un Sergio Conceição abbastanza sconsolato in panchina. Comunque complimenti a Mediaset per arrivare sempre in orario. Attenzione. Attenzione il Liverpool. Contropiede del Liverpool. Mbemba ha fatto un pasticcio totale. Ah no, De Paul ha provato a l'ha passata a Griezmann che ha sbagliato, palla poi sui piedi di De Paul a portavoce. Nel frattempo entrano male due qua. Bimbi del Liverpool. Il Ciolo è impazzito. I giocatori del Porto diciamo molto tristi. Mm. 93esima partita chiusa ormai. Mazza, ha dato la zuccata a Ibrahimovic e si è fatto male lui. Minuti recupero? Qui a Milano 3 minuti. Però sono fermi da un minuto e mezzo, quindi andremo oltre il quinto, credo, da quando si riprenderà. È freddo Klopp, un po' di show. Come Toto Wolff l'altro giorno. Esatto. Vabbè. Sai che ho pensato, che Casta? Rigore per il Porto. Rigore per il Porto a partita finita al 94esimo con Holtman. Rigore per il Porto. Per un attimo, Casto, ho pensato che avremmo potuto vivere le stesse scene di Spa 98. Con Toto Wolff, novello Schumacher che andava nel coso della Red Bull a fare casino. Esatto, ma credo che se dovesse finire male ad Abu Dhabi abbiamo il misto, tipo Barcellona 97 e Spa 98, ecco. Minchia. Nel frattempo il Milan dove vuole andare se sbaglia questi passaggi così facili. Vabbè. Beverly Williams anche per... Quinto attenzione, Tomori contro Chamberlain, vengono subito divisi. Va Sergio Oliveira per il calcio di rigore, il gol del bandiera se riuscirà a segnare. A tempo scaduto. Ringrazio Mediaset per gol di Sergio Oliveira. Partita mi sa finita. Per lo spoiler, dici? Sì. Attenzione, Milan per l'Europa League. Sarai Mekes, attenzione, chiede una mano. Non l'hai fatto, però. Finita Oporto. Finita Oporto.
Atletico batte il Porto per 1-3. Però qui minchia, Tomori dorme qua. La forza di disperazione quantomeno per cercare di prendere un posto in Europa League, ma credo che sia finito anche per quello. Attenzione però il salvataggio fuori. Vediamo qui, no, non c'è mano per niente. Allora, ma che cazzo protestava Salemaker là? Perché pensava ci fosse la mano, invece c'è il pallone di Gomez, è andato in mezzo alle gambe. È un mutante, allora se chiede, cioè... E finisce qua. Il Milan è ufficialmente fuori dall'Europa. Non prende nemmeno il punto, cioè non prende nemmeno la posizione dedicata ai playoff di Europa League. Finisce 1-2 a San Siro. La rete di Tomori al 29esimo, al 36esimo poi Salah e al 55esimo Rigi spezzano i sogni di gloria rossoneri, che quindi continueranno a concentrarsi sul campionato senza nemmeno l'impegno europeo. Tanti rimpianti comunque per questa Champions per il Milan. Sì, decisamente. Secondo me molto più sulla partita di Opor, cioè sul pareggio fatto contro il Porto. Ma io direi sulla sconfitta a Milano con l'Atletico. Quella secondo me è stata il crocevia, perché da là c'è stata comunque la partita di Oporto, dopo comunque che avevano perso sì a Liverpool, ma avevano fatto una grandissima partita. Poi non ci voleva proprio la sconfitta con l'Atletico, arrivata poi al 90esimo scaduto. Ma comunque si vede che il Milan è una squadra che sta crescendo, fatta di molti giovani ancora inesperti, ma che comunque sta diventando sempre di più una spina nel fianco anche per le grandi squadre. Secondo me, andando avanti, lo diventerà sempre di più. Esatto. Aldone, una tua opinione sì sulla partita del Milan? Ma guarda, secondo me non era, come ha detto Fulvio prima, il crocevia è stata la partita con l'Atletico, oggi era una mission impossible. Poi il Liverpool ha sempre tanta qualità anche nelle seconde linee, come si è visto oggi. Ci ha provato il Milan, però... si sapeva che era praticamente una missione quasi proibitiva. Cioè oggi, come avevo detto tempo fa, il Milan poteva giocarsela per l'Europa League dopo la sconfitta con l'Atletico. E oggi era verosimile il passaggio all'Europa League, più che una speranza di vedere gli ottavi, capito? Però... Basta, tu che ne pensi? Beh, ti dico, a giudicare dalla partita che ho visto oggi, comunque il Milan aveva iniziato molto bene il primo tempo, aveva tenuto abbastanza sotto scacco il Liverpool, erano riusciti abbastanza a resistere anche all'assalto da parte dei Reds che finiscono addirittura il girone a punteggio pieno, ben 18 punti, e diciamo si presentano tra le favorite per vincere questa Coppa. Poi dove c'è stato il crollo nel secondo tempo. Vabbè, c'era già stato il gol del pareggio, però il Milan ancora teneva. Poi c'è stato quell'errore di Tomori sul tiro di Origi, la parata di Magnane e poi il colpo di testa che ha praticamente distrutto una volta per tutte le speranze dei rossoneri, che comunque, diciamoci la verità, hanno giocato un buon calcio in questa Champions e questo può essere buono per il futuro. Il problema è che fondamentalmente non hanno mai vinto fino in fondo, a parte il colpaccio fatto con Messias in quel di Madrid. A San Siro avevano avuto l'occasione per poter anche tentare il colpaccio, c'è stata la famosa espulsione di Kessié che ha mandato tutta donne di facili costumi, per non parlare poi anche del pareggio col Porto sempre a casa loro. Il Milan ha fatto quel che ha potuto in quest'ultima partita. Ma anche della sconfitta col Porto, che comunque arrivava dopo la
quella sconfitta non ci voleva con l'Atletico, io sinceramente col Porto mi sarei aspettato una voglia di rivalsa dopo quella sconfitta, diciamo, rocambolesca, chiamiamola, con l'Atletico. Non c'è stata qua a Oporto, un po' tutti ci aspettavamo che il Milan almeno portasse il pareggio, dico, nella partita di Oporto, così non è stato. Con un po' il pareggio che col Porto che c'è stato a Milano. Comunque vorrei dire una cosa sul Liverpool, cioè una squadra che arriva a punteggio pieno in un girone con Milan, Porto e Atletico Madrid. Tanta roba. Sinceramente non so che altro dire. Per la serie, dove cazzo andiamo noi squadre italiane? Dopo che veniva comunque da una stagione la scorsa che era stata molto sfortunata, molto molto sfortunata, con Van Dijk che non ha giocato praticamente per tutto il campionato, Matip idem, acquisti a gennaio molto come Kabak, risultati poi un po' inutili. Con Keita idem, infortunato. Quest'anno hanno ritrovato Thiago Alcantara, che quando ha giocato comunque si è visto, cioè non era il Thiago Alcantara dell'anno scorso. Salah è ritornato a fare il marziano come 2 anni fa, e quindi come 3 anni fa. Quindi secondo me il Liverpool purtroppo, sia come rosa sia come singoli, è molto 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 forte. Io la vedo per superiore a tutte attualmente. Forse vedo un po' il Bayern, però non penso che il City o un PSG o possano infastidirli. Io mi gioco la finale, non so se si incontreranno prima, ma per me la finale potrebbe essere Liverpool-Bayern. Può essere, sì, può essere. Non ho parole. Potrebbe essere una bella finale, però, minchia. Sono le 2 migliori squadre europee, secondo me, con tutto il rispetto. Sì, attualmente per... io non vedo, comunque vedo l'allenatore, comunque sarebbe tra i due allenatori il... diciamo il passato della Germania come Klopp e il futuro come Nagelsmann. Potrebbe esserci un passaggio di consegne volendo, cioè sarebbe una finale molto interessante, sì. Sotto tutti i punti di vista comunque. Sì, Nick dice anche in finale Liverpool-Chelsea. Anche il Chelsea vado molto bene comunque, soprattutto se ritorna Lukaku al 100%, potrebbe essere... non penso che il Chelsea comunque ritorni in finale, però comunque è un'altra possibilità, perché il Chelsea è molto molto forte, cioè ne si è visto molto forte anche lo Stamford Bridge con la Juve, quando hanno giocato praticamente tutta la primavera, hanno insegnato proprio calcio. La primavera del Chelsea ha insegnato calcio, da Loftus-Cheek a Tsunodoi, e chi va a James, chi più ne mette. Agnelli! Agnelli! Nel frattempo Nick ci delizia con l'urlo di Agnelli. Andiamo a leggere un po' allora i risultati di questa prima giornata, dell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Iniziamo con Red Bull Lipsia 2, Manchester City 1, PSG Club Brugge. Non impara. Gruppo A, Manchester City qualificato con
con 12 punti, secondo il PSG con 11, il Red Bull Lipsia a 7, gruppo B il Liverpool a 18, l'Atletico Madrid a 7 e il Porto a 5, Milan fuori da tutto a 4. Gruppo C con Ajax primo, Sporting secondo, Borussia Dortmund terzo, Ajax 18, Sporting 9, Borussia Dortmund 9 e Besiktas messamente a 0 punti. E poi infine il gruppo D con Real Madrid 15, Inter 10, Sheriff in Europa League a 7 e Shakhtar Donetsk 2. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto, ecco, qual è la squadra secondo voi di queste qualificate di oggi che può essere temibile? Vabbè. Vabbè, io l'ho detto già, il Liverpool per me è più temibile di sia di City che PSG. Cioè, per me il Liverpool è proprio, ora come ora, è una spanna sopra tutte le squadre, secondo me. E l'ha dimostrato con che potenza, cioè, si è qualificata, cioè, perché io un risultato così me lo ricordo solo poche volte e non in gironi del genere. Mi ricordo forse un anno l'Atletico, quando poi andò in finale, perse col Real e poi, se non sbaglio, proprio il Real. Ma non mi ricordo altre squadre che abbiano fatto un punto. Se non mi ricordo male, almeno in un girone con Atletico, Porto e Milan. Se non mi ricordo male, anche la Juve col Capello un anno fece 18 punti nei gironi, sai? Ah, possibile. Non... Dove c'erano Bayern, Ajax... Maccabi Tel Aviv, una cosa del genere. Sì, può essere, cara, quando poi siamo usciti con Liverpool col gol di Pia. Sì. Nick dice, se la Juve arriva seconda, si becca il Real, questo Real è forte, ma se dai il massimo puoi giocartela. Sì, la pensano Nick. E vediamo, sì. Se capita il Real, sono d'accordo con il è la meno peggio tra le più forti, ecco, da affrontare. Perché no, vabbè, c'è... Allora, io sinceramente da Juventino spero che capiti una squadra, diciamo, forte, non troppo forte come il Liverpool, ma neanche troppo da sottovalutare come l'Ajax. Quindi il Real mi sembra comunque la più... equilibrata tra queste. Poi vabbè, c'è anche il girone allucinante di cui parlavamo poco fa con prima delle partite con Casta, con Lille, Salisburgo, Wolfsburg e Siviglia. È quello, la prima la eviterei comunque. Mick dice l'Inter si mette al Bayern o l'Ajax. Sì. Io, ragazzi, ho la sensazione che andremo a trovare un nostro grande ex. Sì. Qualcuno che se n'è scappato a fine mercato. Ah, a Manchester. C'ho sta sensazione. Non so perché. Qui la classifica dice Manchester United 10, Villarreal 7, Atalanta 6 e Young Boys 4. Potrebbe anche darsi, sì. Cioè, mi piacerebbe comunque sfidare United. Sì. Anche perché nel dentro e fuori è dal 99. Beccare Juventus Manchester United e Italia Portogallo. Bene. Ottimo. Sì. Esatto. Sì, perché in teoria dovrebbe essere a marzo pure il ritorno di Champions. Sì. Inizi di marzo comunque. Poi da vedere pure come funzionerà questa storia del... Invece, secondo voi l'Atalanta ce la farà a qualificarsi? Beh, sicuramente ha un impegno abbastanza agevole con il Villarreal. Se riesce a giocare come sa, potrebbe anche riuscire a tentare il colpaccio. Secondo me il Villarreal non è... cioè, una squadra abbastanza temibile, cioè... Comunque un ex, cioè viene dalla vittoria in Europa League, ha giocato bene sia con lo United senza trovare il gol, ma comunque è una squadra che ha diversi singoli forti per me, come Gerard Moreno o Pau Torres in difesa. È uno sgamato in panca come Emery. Vabbè, quello sì.
perché comunque Emery, da simpatizzante dell'Arsenal, l'ho dietro con tutto il mio cuore, però sinceramente è uno che in Europa ci sa fare, purtroppo. Sì, sì, sì. Dice non che è da sottovalutare. E a culo Allegri passa con altri. Cioè... Che ha detto Nick? Ma manco se lo vedo. Detto, invece mettiamo il Liverpool e a culo Allegri passa con Aldone muto. Vabbè, ma io sono contento se la Juve passa. Nick dove abita? A Padova. Ma ok, perfetto. Se io lo dico qua e segnatevelo, se la Juve becca il Liverpool e passiamo, io vado fino a Padova da Palermo a piedi. Madonna. Tu sei pazzo, cioè, che poi a piedi è abbastanza inverosimile, con tutto rispetto, c'è la parte. No, vabbè, tranne il traghetto. Ah, ecco, datemi ecco, il traghetto sì. Perché per Reggio, solo quello mi dovete dare. Quello sì, ovvio, cioè, se no ti no, a meno che non vogliate che la faccia a nuoto, però. No, vabbè, no. Ok. Ha scritto che l'hai detto tu, in realtà voleva dire tu, invece sei tu. Vabbè. Sì, sì, lo immagino. Va bene, signori. Dai, Nick pronto per il ritorno di Sarri. Cosa dice Aldone? Ho detto a Nick pronto per il ritorno di Sarri. Ricordiamolo sempre. Salutiamo Sarri che sta facendo il suo grande capolavoro in quel di Roma. Insieme a Mourinho. Esatto. Che bel periodo, Mourinho contro Sarri. Proprio il meglio del calcio totale in quel di Roma. Di là di te. Sì, infatti, cioè, stiamo parlando dopo genitore 1 e genitore 2. Mourinho non so che dire, cioè io non so se finisce la stagione, se volete sapere la verità. Se no, ma poi ragazzi, non so se vi ricordate genitore 1 e genitore 2, allora, abbiamo Rosicone 1 e Rosicone 2. Ma veramente? Mamma mia. Io non lo so se Mourinho riesce a finire la stagione se continua così, perché mi sembra che non sta capendo molto come giostrare la Roma. Va bene che nell'ultima partita, però aveva tanti indisponibili, ma Borca Majorallo mettilo, però buttalo, provalo, non giocare senza punta, perché fondamentalmente, lo sai meglio di me, Shomurodov non è una prima punta. Sì, nel frattempo continua, visto che hai detto genitore 1, genitore 2, domani si riposa e fessa. Aldone, lo sappiamo che sei fan della Meloni, con queste citazioni. Grazie. Bene. Credo che ne parlerete nei tribunali, diciamo, più importanti. Quindi domani mattina su canale 5 Forum vedrete Aldone contro lui. Ecco, stavo per dirlo io, del tribunale di Forum. Esattamente. Va bene, signori, io direi di chiudere qua. Noi ci vediamo domani per Atalanta-Villarreal, poi giovedì vediamo un attimo come diciamo organizzarci, perché dobbiamo fare anche NBA Click. Ciao, ma la Juve quando giocherà in Champions League? Gioca domani, credo alle 18 giocate voi, alle 18.55. Alle 18.45, sì. Esatto. Sì. Noi però seguiremo la partita del 21 e poi vabbè venerdì il grande appuntamento col derby della Lanterna, in cui vedrete bestemmiare lungo e largo, ovvero sia Genoa-Sampdoria, che potrete seguire qua con la live reaction su The Click. Detto qua, questo, qua lo dico e qua lo nego. Pronostico: vince il Genoa al 90° con gol di Ekuban. Minchia. Ringraziamo la stanza delle mani. Ci credo realmente, non la sto gufando. Credo realmente. Se succede, va bene. Vieni tu a Palermo. Nel caso, anch'io. Sì, vengo. No, non state vedendo le mie mani, c'è un'altra situazione, ma questa è un'altra storia. Detto questo, va benissimo. Tengo il risultato, me lo sono già tenuto a mente. Se succede, bene. Se succede, cassa balla il capitone, ma puoi ballarlo anche te, caro figlio di Nati per Vincere, caro Nick, che sappiamo tutti, con Agnelli e compagnia cantante, sei pronto a seguire la Juve domani dalla Nati Arena.
minchia, di Lentini. No, no, dov'è la Nati Arena? A Lentini, no? Sì, a Lentini, esatto. Cosa, cosa? Minchia. Agnelli, Agnelli! Vabbè, una leggenda, signori, vivente. Io ero Cassa e con me ci sono stati Fulvio, che ringrazio di cuore per avermi dato aggiornamenti sulle altre partite. Grazie a te, un saluto. E infine il nostro buon Aldone. Grazie a te come sempre, Casta, ci becchiamo prossimamente in questi, da queste parti. Stay tuned, stay geek, come sempre. Esatto. Noi ci vediamo quindi domani alle 21 per Atalanta Villarreal. Detto questo, seguiteci sempre anche non solo su Twitch, ma anche su YouTube, perché comunque oggi abbiamo avuto Buonanotte Classica, che potete recuperare, dedicata alla prima della Scala di Milano, e poi naturalmente per NBA Click, il nostro solito approfondimento settimanale sul basket americano. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao.